Caltanissetta ospiterà il primo raduno regionale in corso 2023. L'evento dal titolo Together as One richiamerà in città sabato 7 gennaio diverse realtà corali che si esibiranno nel pomeriggio in centro storico, all'interno di ben tre rassegne corali. Due si svolgeranno contemporaneamente, una nella chiesa di Sant'Agata al Collegio e l'altra in cattedrale. E infine l'ultima rassegna corale al Teatro Regina Margherita, dove si prevede anche la cerimonia conclusiva e tutti i cori intoneranno un canto finale. In teatro nel primo pomeriggio intanto i direttori e presidenti di cori e associazioni si riuniranno per l'assemblea. L'assemblea quest'anno abbiamo scelto come sede privilegiata Caltanissetta, perché dal centro della Sicilia vogliamo radunare i cori siciliani e le realtà musicali siciliane che fanno parte di In Chorus Federation. Avremo un'occasione di confronto, un'occasione in cui potremo dibattere su quello che è stato in questi anni, le difficoltà legate all'emergenza del coronavirus, ma anche le prospettive future e quello che il mondo della cultura di domani ci prospetterà. Prossimamente Caltanissetta diventerà palcoscenico anche di un progetto nuovo che In Chorus sta intraprendendo, il progetto Erasmus, e che vedrà due realtà, una rumena e una greca, essere presenti qui nel territorio, questo durante il 2023. La federazione In Chorus Federation nasce appunto nel 2017 con l'ambizione di rimettere al centro la Sicilia, al centro del mondo culturale e del mondo corale. È un'ambizione grande che negli anni però sta diventando pian piano una vera e propria realtà. Abbiamo pensato che l'ideale per coinvolgere tutte le realtà corali era quello della rete. Il network, la rete ci permetterà di crescere, ci permetterà di fare quell'upgrading che è importante nel futuro, quello che il futuro ci prospetta. Il programma prevede anche dei workshop gratuiti, componenti dei cori e non solo. Durante la mattina nella Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colaianni potranno partecipare ad alcuni laboratori. Il nostro intento la mattina è di fornire dei laboratori gratuiti e riservati ai federati in chorus, ma anche a chi volesse fluirne liberamente. Abbiamo un laboratorio di gregoriano, di canto gregoriano, e due laboratori di lettura musicale, cantata e parlata. Poi abbiamo un laboratorio di composizione corale, un altro di direzione di coro, un altro sulla leadership del direttore di coro e dei rapporti che si intersecano tra i coristi, i presidenti e i maestri, quindi che cura questo particolare aspetto, che è una novità nel mondo corale. E altri due laboratori importantissimi, che sono i più scelti dai nostri associati, sono quello di vocalità gospel e il laboratorio invece di tecnica vocale del corista, quindi aumentare le loro capacità comunicative ed espressive e anche migliorare la loro voce. Un'altra importante novità in questi laboratori è il laboratorio di stimolazione cognitiva con la musica, che consente appunto questo recupero di funzionalità del nostro cervello è legato ad argomenti musicali. Tutti i nostri docenti fanno parte della federazione e svolgono questo servizio gratuitamente, quindi siamo davvero contenti di iniziare l'anno così e speriamo bene per il nostro futuro.